tutti, mi trovo allo stand Sony al Mobile World Congress e sono qui per mostrarvi l'Xperia Z, il nuovissimo smartphone lanciato da Sony, che sicuramente è uno dei dispositivi più interessanti presentati finora in questo 2013. Il dispositivo, come potete vedere, si presenta con un design minimalista che rende il dispositivo comunque molto elegante, grazie anche ai materiali di pregio che Sony ha usato. Nella parte frontale non ci sono tasti fisici, ma solo digitali. Nella parte superiore invece troviamo l'entrata per le cuffie, coperta da un apposito slot. A destra vediamo il tasto di accensione, i tasti del volume e un altoparlante. Nella parte inferiore non ci sono entrate e nella parte sinistra del dispositivo troviamo l'entrata per le schede di memoria micro SD, lo slot micro USB per ricaricare il dispositivo e anche un'altra entrata che permette di ricaricare il dispositivo attraverso un apposito dock proprietario Sony. Il terminale è davvero molto comodo da maneggiare, da tenere in mano, ed è spesso solo 7,9 mm. Punta un reality display da 5 pollici con tecnologia Bravia Engine 2 Mobile di Sony e ha una risoluzione di 1920x1080p, quindi di Full HD, con 443 ppi. Si tratta quindi di uno dei dispositivi con la risoluzione più alta dello schermo attualmente disponibili sul mercato, o che lo saranno a breve. Il dispositivo funziona grazie a un processore Snapdragon S4 Quad Core e 2 GB di RAM, il tutto alimentato da una batteria da 2330 mAh con tecnologia Quick Charge che permette di essere ricaricata velocemente. Proviamo a scattare qualche foto con la fotocamera posteriore, vediamo se riesco a far vedere la qualità. Questo non sembra velocissimo, però vi ricordo che si tratta comunque di un dispositivo di esposizione provato da migliaia di persone, quindi insomma il test non è affidabilissimo. Proviamo a vedere la qualità delle foto. Non so se riuscite a vedere, comunque vi assicuro che i colori sono davvero nitidi e ben definiti e le foto sono molto molto luminose. La peculiarità di questa linea di dispositivi è la resistenza all'acqua e alla polvere. Infatti anche lo smartphone Xperia Z, come il tablet Xperia Z 10.1 pollici, resiste sia alle infiltrazioni di polvere e altre particelle solide che ai liquidi. Infatti il dispositivo può venire a contatto con getti d'acqua da 3 metri di distanza fino a 3 minuti senza subire danni e può essere perfino, pensate, immerso fino a un metro di profondità per 30 minuti. Se avete paura di portare lo smartphone al mare o in piscina con voi, questo potrebbe essere il terminale che fa per voi. Un'altra particolarità dell'Xperia Z è la modalità stamina, che permette appunto di gestire la batteria in maniera più efficiente. Andando nelle impostazioni, infatti, attivando sempre sul viaggiare questa modalità, che permette di settare varie impostazioni per salvare la batteria, per evitare consumi non necessari. Infatti quando il telefono verrà riposto in tasca o comunque non verrà utilizzato, entrerà in una modalità di standby in cui cercherà di utilizzare meno risorse possibili. Ciononostante, appena riaccenderete il telefono, tutte le applicazioni che stavano
erano in esecuzione quando avete attivato, quando è entrata in funzione la modalità stamina, torneranno a funzionare. Questo smartphone sarà presto commercializzato in Italia ad un prezzo che sarà probabilmente attorno ai 599 euro e sarà disponibile in diverse colorazioni. Qui per esempio vediamo quella viola, il classico nero che vi ho già fatto vedere prima, ed eccolo invece in versione bianca. Beh, cos'altro dire, si tratta sicuramente di uno smartphone interessante che, con il quale no, Sony cerca di rilanciarsi nel settore smartphone, nel quale non è mai stato certamente leader, ma questa volta sembra aver fatto proprio un buon lavoro. Vediamo come andranno le vendite durante quest'anno. Grazie per l'attenzione e mi raccomando, stay focused. Dallo stand Sony al Mobile World Congress, Antonio Tresca per FocusTech.it.